L'estate subirà una, battuta, una nuova battuta d'arresto nel corso del weekend per il passaggio di una perturbazione nord-atlantica che dalle regioni del nord si porterà con l'inizio della nuova settimana ancora una volta sui settori adriatici e la dorsale coinvolgendo quindi un po' tutta la nostra penisola. E ad essa sarà associato anche un calo delle temperature, un sensibile calo termico eh, legato all'incursione di venti settentrionali. Quindi l'ultima settimana di agosto sarà caratterizzata da un tempo un po' più incerto, specie sulle regioni centro-settentrionali, a causa della permanenza di questa circolazione di aria instabile che, centrata sulla Mitte dell'Europa, determinerà appunto condizioni più spiccatamente variabili al centro nord con nuova possibilità per rovesci temporali sparsi. Il contesto invece sarà un po' più soleggiato al sud seppur con la formazione di qualche eh, temporale sulle, zone, sulle aree interne appenniniche. Ciò non significa che sta finendo l'estate ovviamente che inizia l'autunno, ma bensì si tratta di semplici segnali di decadimento stagionale che sono normali per questo periodo dell'anno, stiamo parlando comunque della fine di agosto. E dobbiamo anche ricordarci che nel, negli ultimi anni, soprattutto il mese di settembre, è risultato essere a tratti anche piuttosto caldo sulla nostra penisola. Infatti, proprio a cavallo tra la fine di agosto e l'inizio di settembre questa circolazione di aria instabile di cui vi parlavo prima tenderà a leggermente a spostarsi verso levante incalzata da un aumento della pressione a partire dai settori più occidentali della nos del nostro continente e ciò favorirà condizioni un po' più instabili su tutta la nostra penisola. Grazie anche all'incursione di correnti nord-occidentali che manterranno le temperature gradevoli senza grossi eccessi. Il caldo quindi rimarrà confinato tra la penisola iberica e di Nord Africa, pertanto vivremo tra, a cavallo tra la fine di agosto e i primi di settembre una fase eh, nel complesso più stabile e anche calda ma senza eccessi. Bene, con questo è tutto, vi rimando ai prossimi aggiornamenti su Travimete.com